sole, io sono Andrea Bano. Faccio questi video per apprezzare le piccole cose di tutti i giorni e sono in passeggiata con Febo anche oggi. È stata una giornata abbastanza impegnativa oggi. Ho avuto prima di tutto problemi con il computer, di spazio, di memoria e di altre cose, e quindi il vlog di oggi è stato un po' in ritardo. Dopo lezione ho montato il vlog e sono andato in palestra. Nel frattempo, finché ero in palestra, Luca l'ha caricato. Se l'avete visto a un orario decente, dovete ringraziare lui. Adesso sono in passeggiata con Febo e c'è una nebbia veramente incredibile. In più fa strano perché non c'è un rumore, ma proprio è tutto quatto, sembra di essere in una città fantasma. Detto questo, sono alla ricerca di un bel posto illuminato per dirvi due cose e quindi stavo andando verso la piazza. Questa è la piazza di Pierarolo, deserta, con tutte le luci. Febo mi tira il guinzaglio. Di qua c'è la chiesa. E a parte questa macchina che è passata alle mie spalle, non si sente niente, cioè è tutto ovattato. Adesso vi faccio sentire. Ho detto, passa una macchina, se ne metti in moto un'altra. Incredibile, oh. Un'altra ancora. Ma tutti adesso che vi devo andare a casa? Adesso non si sente niente. A parte questa che arriva. Allora, tengo fuori lo schermetto per controllare che non faccia sfocati strani. Se non vi guardo, scusatemi. Il discorso è che il giovedì è l'unica mattina libera in cui sono a casa tranquillo e quindi prendo questa mattina e faccio le cose con un po' più di calma e quindi mi sono svegliato alle 8. Anche se ero andato a dormire alle 2, avevo preso sonno alle 2, quindi il discorso delle 6 ore 6 AM challenge sempre valido. Essendomi svegliato tardi, non ho montato subito il vlog alla mattina perché ho studiato. Poi ho sistemato un po' il giardino, ho fatto un po' di giardinaggio, ho raccolto delle foglie. Poi ho mangiato, sono andato a lezione. Tornato a casa, ho montato il vlog in Prop 02. Luca l'ha caricato finché io sono andato in palestra. E adesso eccomi qua. Sono stato di corsa tutto il giorno e siccome sapevo che sarei stato di corsa non mi sono portato dietro la telecamera perché sapevo che non avrei filmato. E questo mi ha fatto un bel po' strano in senso negativo, perché è ormai un paio di mesi di più che giro sempre con questa cosa qua e mi diverto un sacco e oggi mi faceva strano non avercela dietro. Al di là di questo, ieri ho guardato un video di Cody, 2 o 3 video di Cody vecchi, e la cosa che mi ha colpito di più è che in questi video diceva le stesse identiche cose che provo io, che ho detto io in questi video di questi giorni, cioè il fatto di apprezzare le piccole cose di tutti i giorni, il fatto che facendo video tutti i giorni non si possono fare le cose che magari si potrebbero fare facendo un video a settimana, che quindi alcuni video che fai non sono come vorresti che fossero, però il giorno dopo hai la possibilità di migliorarti e un sacco di altre cose. Se volete ve li lascio in descrizione, andate a vederli anche voi. E quindi il fatto di non aver dietro questa macchina fotografica mi ha fatto pensare come di aver perso dei momenti, di non aver scritto delle cose su questo diario, perché alla fine è una sorta di diario. È stato come un po' non scrivere una pagina del diario di oggi, lasciare, non dico la pagina vuota perché comunque adesso sto filmando, però sì, mi ha lasciato un po' così. Ma me ne torno a casa, raggi di sole. Io vi saluto, se il video vi è piaciuto cliccate mi piace, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo domani.
Tanto poi va a finire come tutte le volte che mi taglio la barba, non mi piace come me la sono tagliata e quindi me la taglio tutta.